Dopo aver celebrato la nascita di Gesù il giorno di Natale, oggi la Chiesa ci offre l'attenzione e la parola di Dio per celebrare la festa della Santa Famiglia di Nazaret. La festa del Natale, la nascita di Gesù, non è una festa che riguarda solo la persona del Figlio di Dio, ma è la festa che riguarda anche la famiglia umana, tutta la famiglia umana. E oggi l'attenzione viene richiamata proprio sul tema della famiglia. Sappiamo quanto nella cultura contemporanea la famiglia possa sentirsi in difficoltà. La stessa idea di famiglia alle volte è in difficoltà. Sappiamo però anche quanto in questo Natale, in modo particolare, l'attenzione alla famiglia viene richiamata anche proprio dall'esperienza della pandemia che stiamo vivendo. Perché mai come in questo tempo forse abbiamo sentito il bisogno di festeggiare in famiglia. E il fatto che le leggi limitino feste di gruppo, di grandi gruppi, feste di Natale, di grandi gruppi. Forse proprio i piccoli gruppi sono i gruppi familiari, si ritorna un po' all'esperienza della famiglia. Di fatto quell'esperienza della famiglia che noi tutti abbiamo fatto, noi che abbiamo già capelli bianchi, no? Una certa età, diciamo così, un'altra epoca, di fatto questa esperienza della famiglia molti giovani di oggi, molti ragazzi di oggi non la fanno più. Allora un richiamo al tema della famiglia è quanto mai importante e attuale oggi. Sentivo anche il telegiornale, non so se avete visto, no? Ieri telegiornale, dove si intervistavano un po' persone che celebravano il Natale, ma poi anche queste persone che hanno visto molti parenti morire a causa del Covid, che avevano preparato le tavole con il posto, non so se l'avete visto, no? Con il posto vuoto del nonno, del papà o della mamma o chi per esso che fosse mancato a causa del Covid. Quindi avevano preparato tavola, la tavola familiare, lasciando il posto vuoto per questa persona, perché questa persona mancava. Forse stiamo riscoprendo il valore delle persone nella nostra vita, dei familiari. Oddio, non tutte le famiglie sono famiglie ideali e non sempre le persone familiari si vogliono bene, ma certamente là dove si sente la famiglia, il clima di famiglia, là si sente il bisogno di presenze familiari. Anche quei due carabinieri che sono andati a trovare quel signore anziano di 94 anni, non so se avete visto, che aveva telefonato dicendo: io ho tutto qui, ho tutto da mangiare, i dolci, era tutto pronto, l'unica cosa che chiedo è una persona che stia con me un quarto d'ora per fare festa di Natale. Gli mancava la famiglia, i suoi figli erano lontani, fuori Italia credo, quindi non potevano essere presenti. Sentiamo il bisogno degli affetti familiari. Dio voglia che in questo tempo di pandemia, in questa festa del Natale, e ancora oggi in questa festa della famiglia, la gente riscopra l'importanza degli affetti familiari, perché sono questi che plasmano il cuore dell'uomo. Non sono i regali,
ma è il significato che il regalo ha. Non sono i beni di consumo, ma sono le persone che ti ascoltano, che ti capiscono, che ti stanno vicino, che di fatto plasmano, cioè ci rendono umani, ci fanno riscoprire la dimensione della nostra umanità. Abbiamo quanto mai bisogno di affetti familiari. E se vogliamo, la Chiesa è la famiglia di Dio. Perché noi che crediamo nello stesso Dio e che crediamo che questo nostro Dio, che è Padre, è amore e ci chiede di far crescere in noi un sentimento di amore verso gli altri. Noi che viviamo questa esperienza religiosa e spirituale di Dio dovremmo essere persone aperte all'affetto verso gli altri, non solo disposti a fare opere di bene, ma a voler bene, sentire nel nostro cuore il bene che vogliamo agli altri. Ecco, dicendo questo, ci introduce, no, questa attenzione che ho cercato di richiamare anche sul tempo che stiamo vivendo, ci introduce un po' allora alla meditazione di questa festa di oggi, perché è la festa della famiglia, è la festa del grembo che ha plasmato il cuore di Gesù, il cuore umano di Gesù. Anche Gesù ha fatto l'esperienza della famiglia e del contesto sociale, culturale, umano, in cui è vissuto poi a Nazareth. E lì è cresciuto come uomo. La famiglia è certamente il luogo di umanità che ci fa crescere in umanità. E Gesù ha vissuto questa esperienza. Potremmo dire che diventando uomo, nella famiglia umana, ma anche nel gruppo sociale, cioè con i ragazzi che incontrava della sua età, quando è andato a scuola, quando lavorava, quando giocava con gli altri bambini, Gesù ha imparato l'uomo. Questo Dio che ha creato l'uomo si è fatto uomo perché come uomo imparava ad essere uomo e imparava il cuore dell'uomo, imparare l'uomo. E non è così facile imparare l'uomo, perché tante volte noi siamo disumani e non ce ne accorgiamo, nei nostri giudizi, nelle nostre parole, nelle nostre frecciate, nelle nostre intolleranze. Rischiamo di essere disumani. Allora imparare l'uomo significa imparare ad essere umani, imparare l'umanità. Quando diciamo la parola umanità, un po' di umanità, per favore. Cosa vogliamo dire quando diciamo questo? Ecco ciò che Gesù come uomo impara e poi quando sarà adulto come uomo insegna. Ha imparato dunque l'obbedienza filiale, rimase a loro sottomesso, no? Ci dice la scrittura. Impara l'obbedienza, anche noi abbiamo imparato l'obbedienza. E imparando l'obbedienza abbiamo anche imparato a trasgredire alle volte, ma ad imparare che non sempre il nostro modo di pensare è la cosa migliore. Certe volte abbiamo sbagliato, no? Quindi imparare l'obbedienza. L'obbedienza che non è fare la volontà di un altro, ma è sottomissione per amore. Sottomettersi per amore. È l'amore che mi fa obbedire.
alle esigenze dell'amore. Così Gesù ha imparato la legge del lavoro. Le persone che vogliono vivere senza guadagnarsi il pane quotidiano e non sono umane, sono disumane, perché non sanno cosa vuol dire il valore del pane, il valore del lavoro, la fatica. Così l'esperienza del limite, Gesù ha imparato i limiti, e l'obbedienza l'ha posto di fronte dei limiti, e lui che era Dio si è assoggettato ai limiti dell'umanità. Ha sentito la fame, ha sentito la fatica, ha sentito la stanchezza, i limiti. Ma imparare il limite nostro per riconoscerlo, riconoscere che anche gli altri sono persone limitate, imparare che cosa vuol dire questo, significa diventare umani. Così la quotidianità ripetitiva, ogni giorno le stesse cose, anche questo alle volte rischia di diventare pesante, ma ci fa capire che la legge della crescita è una legge lenta, è una legge lenta, si cresce lentamente. Certe volte vorremmo che gli altri capissero subito, i nostri figli, che capissero subito, che pensassero come noi, ma è lento il cammino dell'uomo. E Gesù ha imparato questo tempo, quando poi si è un po', risentito nei confronti dei discepoli che non capivano ancora. Ma non capite ancora? Così Gesù ha imparato la pazienza della maturazione. Nella sua parabola, quando racconta di quel contadino che ha seminato il grano e poi che veglia o che dorma, il grano prima mette spunta, poi cresce, poi mette la spiga. Come fa a farlo? Manco lui lo sa. Però bisogna avere pazienza che maturi questa pazienza. Alle volte dobbiamo imparare anche la pazienza verso noi stessi, non solo verso gli altri. E poi l'importanza delle piccole cose, dei piccoli gesti. In famiglia impariamo questo, che non sono le grandi cose che danno gioia, grandi regali o grandi, no, chissà che cosa, ma i piccoli gesti, alle volte è proprio il valore dei piccoli gesti, perché chi è attento ai dettagli è attento all'altro. È strano questo, no? Ma sono proprio alle volte proprio i dettagli che ci dicono le intenzioni e gli affetti. L'importanza del proprio ruolo nella famiglia, che è servizio. Nella famiglia noi siamo tutti impegnati, facciamo delle cose, ma non le facciamo per guadagnare qualche cosa, per interesse, ma per disinteresse. Cioè la nostra presenza, il nostro lavoro, il dono di noi stessi è un dono disinteressato, che è esattamente il contrario della logica del mercato dei consumi nel quale viviamo. Per questo la famiglia è importante, perché nella famiglia siamo fuori della logica del mercato dei consumi, che ci schiavizza tutti nella logica dell'interesse e quindi nella strumentalizzazione dell'altro. Nella famiglia noi non ci sentiamo strumentalizzati e non vogliamo strumentalizzare nessuno, perché vogliamo bene. Così anche l'importanza del tempo e dei tempi della vita. Coelet ci insegna, no? C'è un tempo per questo, un tempo per quello. Nella famiglia, nella quotidianità della vita, facciamo l'esperienza di tutte queste cose. E impariamo anche la casa come luogo di intimità, finalmente a casa. Finalmente a casa. Cosa vuol dire finalmente a casa? Che lì a casa
Posso essere me stesso, non ho bisogno di recitare un'immagine, non devo fare la fatica di relazionarmi ad altri. A casa sono a casa, sono me stesso. La possibilità di essere se stessi, di essere amati così come siamo, accettati così come siamo, perché conosciuti così come siamo. E tutto questo è umanità. Gesù ha vissuto tutte queste cose e ha fatto l'esperienza dell'uomo e della umanità. Ma, e così concludo questa riflessione di oggi, noi dobbiamo imparare a guardare l'umanità di Gesù. Cioè, con quanta umanità Gesù, da adulto, ha incontrato le persone. Con quanta umanità ha saputo mettersi nei panni degli altri. Con quanta umanità ha saputo anche accettare gli altri nel loro limite e nella loro incomprensione. Con quanta umanità Gesù ha saputo perdonare coloro che gli facevano del male, anzi che lo hanno ucciso, perché sapeva che chi fa il male è schiavo di uno spirito malvagio. Non che c'è il demonio che lo sia impossessato di lui, ma vuol dire che questa persona è diventata una persona dura di cuore, forse perché a causa della durezza di cuore di altri, costui ha sviluppato un cuore duro. Tante volte è responsabilità nostra, ma noi siamo anche un po' frutto del contesto in cui viviamo. Con quanta umanità Gesù ha saputo perdonare ai suoi uccisori. Cosa vuol dire essere umani? Dobbiamo guardare a Gesù per capire cosa vuol dire essere veramente umani. E qui c'è un segreto. E veramente concludo. C'è un segreto. Più guardando a Gesù siamo capaci di crescere in umanità, di diventare veramente, profondamente, splendidamente umani, più noi diventiamo simili a Dio. Più diventiamo divini, perché è a immagine e somiglianza di Dio che è stata creata la nostra umanità. La Santa Famiglia ci insegni a riconoscere questi valori. Sia lodato Gesù Cristo.